Esatto, cioè, piacere ricevere complimenti da Alberto con la sua esperienza e tutto. Cioè, tanti fuori da una parte e tanti fuori dall'altra, questo va un po' mescolato le carte, secondo te, i valori di campo, o avresti vinto lo stesso? Non saprei, so solo quello che abbiamo fatto noi in queste settimane, soprattutto la scorsa, ci abbiamo andato veramente dentro, soprattutto dal punto di vista fisico. Questa settimana ci siamo concentrati sui particolari, sul game plan e niente. Direi è una nota positiva, particolarmente positiva, soprattutto perché dovevamo tenere il passo di Edimburgo, che ieri ci ha messo abbastanza pressione battendo il Leinster. E direi sì, ci sono ancora c'è ancora qualche cosa da rivedere, perché poi faremo analisi e penso che avremmo potuto sfruttare qualche occasione in più, ecco, quindi cioè, soddisfatti veramente tanto, ma ora c'è da lavorare ancora. Invece parlando di fatto di te, hai avuto questa idea No, guarda, sono stato fortunato che ho avuto Alberto, che veramente ha tirato avanti la carretta fino adesso, Tommy benvenuti, cioè, si sono fatti veramente un mazzo tanto e mi hanno dato la possibilità di recuperare veramente al 100%, quindi ora continuiamo a lavorare, sappiamo che siamo tutti lì di livello, una partita posso giocare io, l'altra può giocare lui e questo non può che metterci ancora più voglia di andare avanti, quindi da qui alla fine del campionato vedremo di dare sempre il massimo, anche perché le alternative sono tante. Tom Giannone sta riprendendo benissimo, quando tornerà Tommaso, cioè ci sono veramente un sacco di alternative. Il tuo stato d'animo qual è? Magari, c'è qualche volta la paura di tutte le tue cose passate? No, su quello no, ero solo un po', cioè venivo da un periodo un po' buio comunque, perché essendo completamente fuori confidenza non so mai cosa aspettarmi, quindi sento molto l'ansia eccetera. Ora se riesco a giocare con un po' di continuità, vediamo come andrà. Queste partite aiutano certamente, quindi anche in settimana stiamo facendo molto gruppo, stiamo uscendo più spesso assieme, cioè sono piccole cose che però sentiamo, non so se concordi. Avete detto tutte e due, dobbiamo migliorarlo, sbagliare di meno. Nel giorno in cui avete battuto la squadra campione uscente con il bonus, questo è una mentalità ottima per voi, no? Penso sia anche l'unica possibile, siamo terzultimi nel girone, cioè abbiamo ancora davanti quattro squadre, quindi sarebbe quasi inutile vedere il bicchiere mezzo pieno. Noi dobbiamo continuare ad andare a testa bassa, sappiamo che le prossime 5 partite saranno fondamentali e dovremo fare più punti possibili. Le prossime 5? Sì, fino a... sì. Quindi ancora a qualche posto? Quante no? Sì. A qualche posto ci vogliamo ancora? Quello è l'obiettivo, non ci nascondiamo.